Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Buongiorno ragazzi, come state? Tutto a posto? Allora ragazzi, stiamo facendo simulazione esame CQG Merci, la scheda numero 65, ok? 65 come sapete. Abbiamo fatto da 1 fino a 64, adesso dobbiamo fare 65 perché i quiz, proprio quelle dell'esame, simulazione esame per la CQG Merci, consiste 120 schede, ok? Abbiamo fatto fino a 64, adesso dobbiamo fare 65. Poi ancora dobbiamo fare tutti quelli che sono rimasti. Non facciamo solo CQC, facciamo tantissimi, sia quella di battenti B, C, CQC. Quindi iscrivetevi, condividete i vostri amici, mettete un like e iniziamo subito. Nei veicoli ibridi serie parallelo il motore elettrico recupera l'energia di frenatura in quanto è reversibile e poi funzionare anche da generatore di corrente elettrica. Secondo me è vero, eh? L'impresa di autotrasporto deve richiedere copia certificata conferma della licenza comunitaria in numero di uno per ogni veicolo che intende utilizzare nei viaggi all'interno dell'UE. Vero, ragazzi. La corresseria per il trasporto di derrate deperibili in regime ATB sono esclusivamente di tipo frigorifero. No, falso. Il trasporto di una trave su un autocarro viene definito eccezionale per dimensione quando la lunghezza del veicolo compreso il carico supera i limiti massimi di lunghezza fissati dal codice della strada. Allora, vero. Secondo la normativa ADR per i veicoli telonati si intende un veicolo chiuso con pareti e coperture rigide. Per i veicoli telonati, coperture rigide. No, falso. Per i veicoli. Aspetta. Allora, la domanda 5 abbiamo messo falso, perché dici i veicoli telonato, ok? Non sta dicendo i veicoli chiuso. Gli autoveicoli per soccorso stradale sono dotati di carrozzeria idonea al trasporto di veicoli, vero? L'ITS Sistemi intelligenti nei trasporti è costituito da un sistema di controllo e regolazione ATMS, sistema avanzato di gestione del traffico e da un sistema di informazione e gli utenti ATIS, sistema avanzati di informazione sul traffico. Allora, vero, ok? La prolungata esposizione alle vibrazioni non è causa di malattie professionali. Falso. Professionale. Grazie al CDC, sistema di controllo continuo dei soppalti che regolano continuamente gli ammortizzatori, vengono garantite la stabilità del veicolo e il continuamento dei soppalti in frenata nella curva nei dosi ECC. Allora, grazie CDG, sistema di controllo continuo, vero. Il servizio di cabotaggio in linea generale sono consentiti a imprese non abilitate nello stato membro. Allora, aspetta ragazzi. Nello stato membro di stabilimento a effettuare i trasporti assentati ad ogni regime, licenza o autorizzazione internazionale. Allora, i servizi di cabotaggio in linea generale sono consentiti. Imprese non abilitate nello stato membro di stabilimento a effettuare i trasporti assentati ad ogni regime di licenza o autorizzazione internazionale. Secondo me è falso, ok? Il servizio cabotaggio in linea generale sono consentiti a imprese non abilitate nello stato membro di stabilimento a
effettuare i trasporti accertati da ogni regime, licenza o autorizzazione internazionale. Falso. Rientrano tra le operazioni di manutenzione ordinaria del veicolo la registrazione semestrale della fascia rasca olio. Allora, semestrale fascia raschia olio. Falso. Non è ammesso il rilascio di licenza per il trasporto di cose in conto proprio se l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa. Allora, prevalente nell'impresa. Non è ammesso il rilascio di licenza per il trasporto in conto proprio se l'attività di trasporto sia economicamente prevalente nell'impresa. Vero, vediamo. Vero. Il vettore svizzero che effettua un trasporto in ambito UE deve avere a bordo del veicolo un'autorizzazione di tipo bilaterale rilasciata dal paese in cui si reca. Falso. Rientrano nelle disposizioni di trasporto in regime ATB e i prodotti di scarto delle industrie metallurgiche. Falso. Durante l'interruzione obbligatoria della guida, il conducente può bere una modica quantità di vino rosso. Falso. Vino rosso. Tu non devi bere niente. L'accensione della spia della temperatura del liquido di raffreddamento del motore può essere causa del malfunzionamento dell'impianto di disapanamento del veicolo. Sei sicuro? Disapprendimento e riferimento, cosa c'entra tra di questo? Secondo me è falso. Ai fini della normativa sull'uso del tachigrafico, il carico e lo scarico del veicolo sono considerati altre mansioni, vero? Le merci movimentate con pallet non possono mai essere sovrapposte, falso? Nel caso di incidenti stradali si deve rimuovere subito l'infortunato della strada indipendentemente dalla lesione che presenta. No, falso. Il CDC, sistema di controllo continuo dei soppalli, garantisce condizioni ottimali di aderenza delle rotte e conforto di marcia, intervenendo continuamente sull'accelerazione del veicolo. Sei sicuro? Secondo me è falso, eh? Il CDD, sistema controllo di continuo dei sobbalzi, garantisce condizioni ottimali di aderenza? No. Allora, la quantità di risorse cognitive del conducente richieste per la guida dei veicoli è soggetto a variazioni se, per esempio, la guida avviene in condizioni di visibilità scarsa o traffico elevato, vero? Nel trasporto di talune derrate surgelate e congelate con furgone ATB durante alcune operazioni di breve durata è ammessa un innalzamento della temperatura sulla superficie del prodotto in una parte del carico per un massimo di 2 gradi e centigradi, no, 3 gradi e centigradi, non 2 gradi e centigradi, ok? Un errato posizionamento del carico non incide sulla stabilità di marcia del veicolo. Falso, incide. Le cinchie di ancoraggio del carico devono essere posizionate in modo da evitarne lo scorrimento dei colli in senso longitudinale trasversale, vero? I cittadini UE non hanno bisogno di permesso per soggiornarvi in Italia, vero? Tra le misure
Allora, tra le misure adottate per scongiurare l'ingresso illegittimo di cittadini stranieri, vi è l'uso di rilevatore di battito cardiaco Heartbeat che consentono di rilevare la presenza di persone all'interno dei veicoli, vero? La sostenibilità del sistema trasporto esige un accordo internazionale per migliorare le infrastrutture, vero? Italiano. A bordo dei veicoli per trasporto di cose per conto di terzi deve trovarsi la patente di guida del conducente e la carta di qualificazione del conducente per forza, vero? I veicoli ibridi con motore elettrico e motore termico a benzina o diesel possono funzionare esclusivamente utilizzando il motore termico falso. Nella curva di potenza di coppia di un motore a combustione interna, il numero di giri corrispondente alla coppia massima è inferiore a quella di potenza massima, vero? La frenatura squilibrata è causata dalla diversa forza frenante esercitata dagli elementi frenanti di uno stesso asse, vero? Nel primo soccorso, tra i controlli prioritari, vi è quello della funzione vitale dell'infortunato, vero? Il trasporto di collatame può essere effettuato con veicoli muniti di bettoniera falso. Tra le sostanze stupefacenti e psicotrope rientra le ectasi, vero? Ectasi. Lo stress comporta tensione muscolare che influisce sulla corretta postura del conducente, vero? In caso di cambio del veicolo durante una stessa giornata di servizio, il conducente deve utilizzare una nuova foglio di registrazione del tachigrafico falso e deve utilizzare la stessa, ok? Se l'infortunato è cosciente, ci si deve accertare che non muove in maniera coordinata gli arti falso. Per trasportare benzina non è obbligatorio compilare una scheda tecnica. Allora, per trasportare benzina non è obbligatorio compilare una scheda tecnica contenente le indicazioni e le precauzioni da usare in caso di incidenti o di verdità del veicolo, del carico falso. In un motore endotermico l'andamento della curva di potenza all'aumentare del numero di giri ed prima decrescente raggiunge un valore minimo e poi cresce falso perché prima crescente e poi decresce, ok? Qua sta facendo contrario, quindi falso. Una delle aree maggiormente interessate del fenomeno dell'immigrazione clandestina come punto di ingresso in Italia è la città di Gorizia. Gorizia, vero? Per merci UE si intende merci date non in libera pratica se sono originarie di stati membri, falso? Nella CMR Convenzione sul contratto di autotrasporto internazionale di merci prima dell'inizio del trasporto deve essere fornita dal mittente soltanto la certificazione relativa all'ordine della merce, valutaria, sanitaria, di polizia e consimili. Falso, sta dicendo soltanto. La coppia motrice è generata dalla forza applicata del sistema frenante su osmosi della ruota, falso. Il conducente di un'impresa di autotrasporto ha l'obbligo di collaborare con i colleghi, vero? Gli ATIS Advanced Travel Information Systems hanno come caratteristica distintivo quello di influenzare la scelta di viaggio, come ad esempio la scelta di percorsa. No, Addis, no, falso. Occorre inserire una marcia più alta per affrontare lunghe discese e sfruttare l'effetto frenante del motore, falso.
Il carico sporgente nella parte posteriore del veicolo può strisciare sul terreno falso. Il sovraccarico del veicolo incide sulla stabilità di marcia vero. La coppia di un motore endotermico è il prodotto tra la forza che spinge il pistone e il braccio di manovella vero. La coppia di un allora. La carta di qualificazione del conducente si rinnova dimostrando di aver svolto l'attività di autista negli ultimi 5 anni, falso. Allora, lo sfruttamento della modalità ferroviaria offre svantaggi in termini di sicurezza del trasporto, falso. Secondo quanto stabilito dalla normativa relativa al tachigrafico, durante un periodo di interruzione della guida è possibile effettuare altra mansione, falso, non deve fare niente. Un vettore britannico può effettuare l'unico viaggio di cabotaggio permesso entro 7 giorni dallo scarico nel territorio del paese UE di destinazione delle merci trasportate nel viaggio a carico del territorio del Regno Unito, falso, magari due. La sostenibilità del sistema trasporto richiede lo sviluppo dell'intermodalità, vero? L'inserimento del freno di stazionamento è segnalato da un apposito spia sul cruscotto, vero? I dispositivi di protezione individuale sono strumenti che consentono di salvaguardare l'incolumità dei conducenti, vero? Una posizione di guida scorretta comporta l'affaticamento dell'apparato scheletrico, ma non di quello muscolare del conducente, falso. La deriva dei pneumatici dipende dal carico del veicolo, vero? Nelle cisterne o appositi tramessi e frigoriferi. Faraghi flotto trasversali e longitudinali confermi alle norme ADR riducono le sollecitazioni del liquido in movimento in presenza di serbatoio non completamente riempito, vero? Le lesioni determinate dall'accidentale contatto con materiali corrosivi trasporto non sono considerati come infortunio sul lavoro correlato al settore dei trasporti, falso. Nella svolta a destra è consentito salire sulla marciapiede con le ruote posteriori interne a bassa velocità, falso. Il vettore nel momento in cui rileva del differenza con quanto indicato dal mittente deve annotarla sulla lettera di vettura, vero? L'ingresso illegale di persone non comporta rischi per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico, falso? Illegale. Durante l'attività professionale il conducente è esposto a lesioni conseguenti incendio, vero? L'uso di sostanze stupefacenti può essere causa di licenziamento dei conducenti professionali, vero? Come on, man. Per arrestare un veicolo nello spazio minimo, il conducente deve intervenire energicamente sul rallentatore e non sul freno, falso. Deve astenersi dalla guida chi ha assunto farmaci che possono compromettere la capacità di guida, vero? Per evitare lo spostamento del carico durante la marcia del veicolo è opportuno ancorarlo alla gru caricatrice, falso. L'assunzione di alcol può determinare la maggior prontezza di riflessi, falso. L'energia cinetica aumenta nella fase di frenatura del veicolo, falso. Allora, abbiamo fatto più veloce perché non avevo tempo. E vediamo quanti abbiamo sbagliato, ragazzi.
9, abbiamo sbagliato 9. 2, abbiamo sbagliato 2, 2, abbiamo sbagliato. Vediamo quali sono. Ho letto più veloce perché non aveva tempo. Allora, 45 e 53. Gli ATIS, Advanced Travel Information System, hanno come carattere distintivo quello di influenzare la come ad esempio una scelta per persone. Carattere distintivo di quella di passare la scelta di viaggio come ad esempio la scelta per persone. Cazzo, è tutto.